La Pasqua inizia all'insegna del pulcino. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Inizia ufficialmente la cavalcata verso la Pasqua. È iniziato il countdown verso l'altra grande festa italiana. Diciamo che Natale e Pasqua sono quelle che ci danno più da fare dal punto di vista creativo e non solo. E allora oggi cominciamo con un pulcino Portovetti, ma anche segnaposto, molto carino. Un riciclo facile e divertente che vi strapperà sicuramente un sorriso. Prima di andare di là ti ricordo che se vuoi contribuire attivamente alla vita di Arte per Te puoi farlo cliccando sul pulsante PayPal che trovi sulla home page del canale e puoi anche venire a iscriverti sui miei altri due canali Ombretta e Due Pori una K se vuoi darmi il tuo apporto morale a quello che è il mio diffondere contenuti qui sul web. Grazie se lo farai e grazie anche se non lo farai, anche solo per essermi stata ad ascoltare. Allora spostiamoci di là e andiamo a vedere il pulcino riciclato come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro pulcino porta ovette. Allora, innanzitutto una coppetta in plastica come questa. Potete usare anche le confezioni della ricotta, dello yogurt, quello che avete da riciclare, insomma che abbia questa forma un po' tondeggiante. Poi le cose essenziali: un pennello, un colore acrilico giallo e del cartoncino colorato. Il cartoncino ci servirà arancione innanzitutto per fare il becco. Se invece volete fare un pulcino full optional potete acquistare queste confezioni di occhietti che si muovono. Io le prendo da Tiger. Sempre da Tiger ho preso anche questa confezione di pellicciotti sintetici con animali in fil di ferro che potete sostituire con una qualunque raffia gialla. Questa mi ricordava molto il corpo del pulcino, quindi io userò questo e questi tre li ho pagati 1 euro, mentre anche questo, come vedete, l'ho pagato 1 euro. È una sorta di raffia artificiale gialla, quella che serve per creare il nido del pulcino. Poi metteremo su tutto una candelina che non useremo come candelina ma che useremo come segnaposto, quindi taglieremo la miccetta proprio per evitare che venga proprio in mente di accenderlo e che tutto vada a fuoco, e qui inseriremo un cartoncino con il nome del commensale, quindi sarà un segnaposto portadolcetti da regalare per Pasqua. Ci occorrerà anche della colla a caldo o della colla attaccatutto. Un paio di forbici, una matita e tanto divertimento. Iniziamo subito. Prendiamo innanzitutto un cartoncino arancione. Io uso gli album della Crelando che compro abitualmente alla Lidl e disegno la circonferenza proprio. Ho ammaccato il pulcino. Disegno anche le zampette del pulcino un po' a caso, senza perderci troppo tempo, e ritaglio. Preparo il becco del nostro pulcino e lo farò con un cartoncino arancione. Lì dove ho l'angolo retto prendo un triangolino così che abbia i lati da circa 3 cm, 1 e 2. Cosa faccio? Piego in centro dove c'è il vertice, così, e schiaccio forte forte. Voilà, e sistemo, perché io non prendo mai le misure, quindi ho sempre bisogno di sistemarle bene. Dopo aver pressato bene in centro e aver lasciato l'orma bene così, piego per mezzo centimetro anche la parte anteriore, ok, così. Anche qui non sto prendendo le misure perché non mi sembra proprio il caso, ed elimino le parti che fuoriescono dal triangolo principale, così. Riapro e taglio questo pezzetto piegato al centro,
facendo attenzione a non tagliare la parte del becco sovrastante in modo che questa si possa comunque chiudere leggermente e creare questo genere di triangolino. Faccio la stessa cosa con un triangolino più piccolo per creare la parte sottostante il becco. Quindi cosa faccio? Piego a metà così e sistemo. Piego benissimo, quindi apro e piego la parte superiore così, elimino le parti che fuoriescono a destra e a sinistra, taglio la parte centrale fino al triangolo principale e piego un pochino ed il becco sovrastante e sottostante è pronto. Piu piu piu, sono pazza! Mettiamolo da parte. Per gli occhietti abbiamo detto che useremo quelli che si muovono, quindi non ci resta che dipingere di giallo la nostra coppetta. Allora prendo un bel giallo, io qui ho un giallo cadmio scuro di cui metterò appena un puntino e poi metterò gran parte di un bel giallo chiaro primario, così. E userò il tutto senza aggiunta di acqua, quindi mescolo insieme i due colori, voilà, e spennello velocemente su tutta la superficie della coppetta nella parte interna. Ok, adesso vado ad asciugare e per fare prima mi aiuto con il phon, quindi farò una seconda passata di colore. Data anche la seconda mano di colore, lasciamo asciugare perfettamente il tutto. A questo punto del nostro lavoro non dobbiamo fare altro che incollare la parte superiore alla base, ma non tutta, quindi solamente con un pochino di colla, non tantissima, andiamo a compiere tutta la circonferenza della coppetta. E fermiamoci più o meno lasciando un 4 centimetri. Io addirittura poi con un cartoncino elimino l'eccesso di colla. Incollo facendo attenzione che la parte senza colla rimanga esattamente dietro alle zampette. Voilà. Una volta incollati i due pezzi, elimino l'eccesso di adesivo e lascio asciugare per bene. Mentre qui giù il tutto asciuga, devo occuparmi del visetto. Ora io non so come farvelo vedere, mi metterò così, del visetto del nostro pulcino che io ho giustamente prontamente sporcato, ma si fa presto a pulirlo, basta passarci con un'unghia da asciutto. Benissimo. Adesso cosa fare? Prendo il beccuccio che avevamo fatto prima e sporco le parti retrostanti, curvo leggermente a formare la bocca tenera del pulcino e la appoggio lì dove voglio che stia. E faccio la stessa cosa anche con quello inferiore e metto dentro così. Piu piu! Che carino! Adesso prendo due occhietti di quelli che si muovono. Questi dovrebbero essere anche adesivi, sì, ma a me interessa poco perché oltre ad essere adesivi io un puntino di colla lo do sempre e appiccico gli occhietti molto vicini al becco, molto vicini. Più vicini saranno al becco, più buffetta e tenera sarà la faccia del pulcino. Eccolo qua.
Non vi preoccupate per gli sbaffi di colla, perché tanto poi, quando si asciugherà tutto, potrete pulire agevolmente, perché è plastica e si staccherà molto molto velocemente. Adesso pensiamo ad agghindare la testolina del nostro pulcino. Io voglio far fare un giro con questo fil di ferro. Ok, quindi prendo il capo e creo una circonferenza che stia proprio in testa al pulcino. Apro bene bene e taglio. Basta incidere leggermente, si piegherà, e quindi, per non lasciare il fil di ferro a vivo, con una piccola pinzetta, anche con un paio di forbici, vi basterà girare all'interno il fil di ferro, così, e lui andrà automaticamente a coprirsi. Fatto ciò, chiudo la mia coroncina qui. Che carino, è come se avesse il parrucchino. Allora, non diciamolo questo. Un filo di colla tutto attorno alla circonferenza della testolina. Come vedete, ne sto mettendo pochissima, pochissima, pochissima. E voilà, aggancio il mio ciuffetto. E il nostro pulcino è quasi pronto. Tagliamo, e ragazzi, tagliatela, perché non sia mai che venga in mente a qualcuno di usare questa candela come candela, perché qui è tutto molto infiammabile. Quindi, se trovate un uovo di plastica, meglio ancora. Io l'ho trovato di cera, effettivamente è più facile da trovare. E, stando molto attenti, tagliamo una fessurina per inserire il nome di un commensale, e anche questo un punto di colla al centro, così, e si attacca. Quindi prendiamo un cartoncino che ci stia bene come colore, prendo un bel arancio e scrivo il nome del commensale, uno a caso, prima che qui tutto si asciughi. Se le nonne o le mamme vogliono, sul retro si può farcire con delle ovette di cioccolato, basta inserirle. Ed eccolo qua, il mio pulcino porta ovetti, segna posto, bello e pronto. All'occorrenza basterà scollare leggermente la parte inferiore per far venire fuori le uova, e poi semplicemente riappiccicarla per usarlo così come segna posto. È un'idea divertente e simpatica per giocare anche a Pasqua, magari proprio con i nostri piccolini. Un riciclo facile fare. Facile e carino carino. Vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Che bello il nostro pulcino, è davvero simpatico e divertente. I più piccoli si divertiranno a vuotarlo dalle ovette, e ai più grandi sicuramente strapperà un sorriso con quel facciotto simpaticissimo. Bene, divertitevi a rendere gioiose le vostre tavole di Pasqua e usate sempre la creatività per agghindare le vostre giornate. Non mi rimane che mandarvi un grande bacio, una buonissima preparazione alla Pasqua ormai imminente, e noi ci ritroviamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!